la ricerca non è stata sui materiali. Prima c'è un'idea, dall'idea si trova la forma per potersi esprimere, per cui c'è un progetto, e l'idea era quella di uscire dal mondo delle gallerie, del mercato dell'arte, degli spazi istituzionali, e portarlo appunto a un contatto col pubblico non addetto ai lavori. Ho tentato prima con gli espansi, poi ho tentato con i cartoni e ho visto che non potevano funzionare. E allora a questo punto, quasi per caso, ho trovato il PVC gonfiabile che potevo trasportarlo in macchina, lo gonfiavo col tubo di scarico, cosa terrificante, ma tanto più che queste mie azioni duravano poco tempo. Quella della Faromea è durata un'ora e mezza, non è che è durata più di tanto. Non ho mai conosciuto un gallerista allora e non conoscevo i critici, non conoscevo nessuno, perché non frequentavo il mondo dell'arte, perché le mie cose non trovavo avessero spazio nelle gallerie. E infatti quando Da Vigo mi ha invitato appunto alla Triennale, mi aveva disposto un metro quadrato a parete. E io, senza neanche lamentarmi, ho cestinato l'invito. Infatti quando a due giorni dell'inaugurazione mi telefona un po' anche risentita, ma come, non hai ancora portato la tua opera? Ho detto, tu mi conosci, sai cosa faccio, cosa mai faccio a parete. E dice, allora fai quello che vuoi, l'ingresso è una zona dove si può fare quel che si vuole. E allora lì, ricordando l'occupazione fatta anni prima, nel 68, alla Triennale, ho pensato di far gonfiare una bolla molto grossa che bloccasse l'ingresso. E infatti questa cosa ha funzionato. La gente, per entrare e salire al primo piano, doveva strisciare tra il muro e questo gonfiabile. Il gesto è breve, ossia non ha bisogno di essere insistito a lungo, come le mie azioni non devono durare due giorni, tre giorni, quello che è. Basta un attimo, un'ora, basta. E a questo punto, quando l'ho smontato, a parte che si era elettrizzato e rimasto appiccicato alle pareti e non riuscivo a tirarlo giù, ma la gente è entrata, i visitatori sono entrati così, tanto per vedere, non l'avevo mai visto dall'interno. E allora da qui è nata poi l'idea di farlo nella natura, tra le piante, negli archi, monumenti importanti, e anche quello è venuto così improvvisamente ed è stato il risultato di un'idea, non era la ricerca sul materiale, alla Munari per dire, che era un amico.